Ogni Final Fantasy ha nel suo logo un simbolo legato alla trama di quel Final Fantasy, e adesso capite perché il logo di Final Fantasy VII presenta una meteora. Quando si ottiene l'Highwind è possibile girare per tutto il mondo, anche se non si può andare esattamente in ogni dove, perché l'aeronave può atterrare solo nelle zone erbose. Comunque, in questo punto del gioco è possibile esplorare anche zone un po' segrete, tipo questa caverna che ho appena superato. Nella mappa ce ne sono 3 o 4, ma per accedervi è necessario fare l'allevamento dei Cocobbo, una cosa di cui credo di avervi parlato, giusto così un accenno forse. Ed è una cosa che io ho fatto diverse volte nelle partite, ma mi scoccia farla qui, vi anticipo, non la farò. Questa grotta, nello specifico, può essere raggiunta barando, perché l'Highwind non può atterrare in queste zone rocciose. Qui ci sono le spiagge, ma il Tiny Bronco non può arrivarvi. In pratica uno può barare atterrando e andando avanti con l'aeronave. È un trucchettino un pochettino difficile da replicare, quindi non starò qua a mostrarvi i miei tentativi, ma insomma vi ho detto la teoria. E niente, là dentro ho recuperato una materia. E sì, sto andando contro le regole del gioco, perché quella materia si ottiene con un po' di fatica facendo i Cocobbo, ma sti cazzi, denunciatemi, che volete che vi dica? Yuhu, Midgar Zolom, sono una bellissima e sexissima ragazza, vieni a prendermi. Beccate sti sassi dal cielo. In pratica è la materia Quadra Magic che permette di utilizzare la materia associata fino a 4 volte. Materia collegata usata a 4 volte. Ovviamente l'ho data a Vincent, perché sicuramente fa più danni rispetto a Turbo PM, che però ho associato a Bahamut Kai. Poi ho fatto qualche altra modifica, credo. Ah, sì, Cura X, ora ci arriviamo. Qualche altra modifica non ricordo di preciso. Cid ha preso il posto di Claude come materie, e gli ho fatto apprendere il limite, il secondo limite di livello 1. Vincent ha finalmente appreso il livello 3. Lo sapete, lui ha un solo limite per livello. Tifa ha preso il primo di livello 3. Tifa mi pare che le ho dato... eh sì, sempre per levare un po' di roba a Vincent. Adesso sarà Tifa a fare la support. Vincent maghetto evocatore. E ho dato cura anche perché Vincent ha questa qui, Cura X, che su PlayStation 1 si chiamava Full Cure. Si può trovare a Cosmo Canyon in questa fase di gioco, e cura tutta la vita di un personaggio. Non si può applicare con Omni, però cura tutta la vita, anche se costa più MP, costa 100 credo. Quindi capite bene, se uno ha 9999 HP massimi conviene utilizzare Full Cure, Cura X. Invece se si hanno 3000-4000 HP è meglio Cura, Cura 2, Cura Aga quando la si sblocca, perché insomma in termini di costi MP è un vantaggio.
altra peculiarità di Cura X, vedete lì ci sono due stelle, perché ho già sbloccato un livello della materia. Questa materia, quando la si ottiene, non ha Cura X già sbloccata. Pensate a, ecco, Meteo. A livello 1, con una stelletta, la magia Meteo era già sbloccata. Qui invece era scura, era annerita. Ho dovuto prendere un livello, sempre quando mi sono allenato, anche se non mi sono allenato tantissimissimo. Ho giusto sbloccato queste quattro cose. Ora vi faccio vedere brevemente, perché magari voi ci avrete la curiosità. Torniamo al cratere Sephiroth, bla bla bla. Qui c'è il ghiacciaio. Eccola qua, la barriera di cui aveva parlato Barrett, credo. Porco mondo, che botta. Lasciamo perdere, per ora la barriera è invalicabile. A questo punto, sempre se il giocatore non vuole fermarsi a fare l'allevamento di Cocobbo. Qua mi pare che c'è un'altra grotta, esatto. Se il giocatore non vuole fare l'allevatore di pennuti, si sveglia un attimo e dice: beh, dove devo andare? Se vi ricordate, c'era stato detto di certe isole meridionali che hanno a che fare con correnti di livestream. A quel punto uno apre la mappa e dice: porca miseria, è vero. Ah, qua c'è il Tempio degli Antichi, che non c'è più. Dicevo, uno si sveglia e dice: porca miseria, è vero, c'è un puntino nella mappa, l'unico rimasto, si capisce che stiamo avvicinandoci alla fine del gioco, dove ancora non sono stato, quindi vado lì. Ed è ciò che faremo. Poi, benvenuti amici, questa che vedete è Middle, è una piccola cittadina termale, per gli anziani come me è il posto ideale dove vivere la vita che ci resta. Ho sentito che nel resto del mondo le cose si sono fatte difficili, qui per fortuna c'è ancora tranquillità. Col fatto che sta piovendo una meteora, la gente nel mondo è leggermente isterica. Infatti uno può rivisitare le zone e parlare con tutti quanti, anche se non c'è nulla di importantissimo, quindi sono venuto qui. Salve, il denaro è sempre il benvenuto. Ora, per quanto riguarda la merce, mi spiace ma ho già venduto tutto, non è rimasto nulla. Stavo scherzando, solo un piccolo gioco, che posso fare per te? Che cretino. Compro... Panacea, cura gli stati anomali. Qualche tenda, anche se ne ho già 7. Ok. Sì, qui c'è questa musica dei Cocobbo perché, non lo so, sta tipo inseguita. No, non volevo parlare con te. Ti acchiappare. I Cocobbo ignorano gli umani che non gli regalano dei semi. Ok, stasera ti faccio al forno con patate. Venite, signore e signori. Venghino, signore e signori. Questo è un vero affare. Abbiamo le migliori armi e armature di tutto il pianeta. Le potete trovare soltanto da noi, signore e signori. Prima entra, prima viene servito. Avanti e tratte, su e esitate. Tu, là, sì, proprio tu. Non restare lì impalato. Oh, porca miseria, e basta. Non riesco a capire per quale motivo ha aperto un negozio in un simile mortorio. Oh, ma è ovunque questa col Cocobbo. Benvenuto, qui i clienti sono sempre ben accetti. In che modo posso aiutarti? C'è un'arma per Claude, ma Claude non c'è più, quindi sti cazzi. Partigiana per Cheat. E Winchester per Vincent.
Strano, come mai è chiusa? Mica è casa tua, cioè è un negozio. Saranno cazzi loro, no? Fatemi cambiare le armi prima che me ne scordo. PV Plus, MP Plus, nulla di utile. Piccolino, cos'hai? Sei tutto solo? Ti sei perso, forse separato da qualcuno che ami? Che strana cosa. È passata circa una settimana da quando l'hanno trovato sulla spiaggia. Quel ragazzo coi capelli a punta. È una storia triste e strana, impugnava quella spada così enorme. Non so, un brutto presentimento. Comunque non posso scordare quegli strani occhi blu. Capelli a punta, spadone, strani occhi blu. A me viene in mente una sola persona. Aspettate un momento, cosa stavate dicendo? Scusatemi, la persona di cui stavate parlando. Sì, uno degli abitanti l'ha trovato su una spiaggia qui vicino, più o meno una settimana fa. Poveretto, deve essere caduto in mare molto lontano da qui. Claude, sono sicura, è Claude. L'abbiamo trovato. Perfetto, Tifa. Dove si trova? Sta bene? Forza, parlate. È in quell'edificio, alla clinica. Lui è vivo! Claude è vivo! Claude! Vincent corre in avanti, tipo piegato, col mantellino che svolazza. Cid cammina invece come se avesse la scoliosi. Claude? Ehi, ma ti sembra questo il modo di entrare in un ospedale? Mi dispiace, ma forse un mio amico si trova qui. Un amico? Oh, quel giovanotto? Non ti preoccupare, si trova nell'altra stanza, ma è molto grave. Qui? Di qua. Claude? Ma che cos'hai, Claude? Claude, ma cosa ti è successo? Avvelenamento da mago, un caso gravissimo. Sembra che questo ragazzo sia stato esposto ad alti livelli di energia mago per un lungo periodo di tempo. Probabilmente lui non sa chi sia o dove si trovi ora. Poveretto, non può neanche parlare. È letteralmente mille miglia lontano. In qualche posto dove nessuno è mai stato, tutto da solo. Ma che cazzo! La depressione mi sta avvenendo! I mortacci! Cioè, minchia, sei un dottore, dovresti tipo rassicurare la gente, io non lo so. Questo non fategli fare il medico, fategli fare il becchino, che caspita! Dottore, dottore sì, dottore chiami un dottore. Vincent, silenzio. Porca, è orribile che certe persone diventino medici. Claude. Se volete scusarci. Sentite, non è meglio aspettare fuori? Che nessuno faccia nessuna battuta di alcun tipo col fatto che Tifa si è messa in ginocchio e gli altri sono usciti e Tifa ha strusciato la faccia sulle ginocchia di Claude. Nessuno dica niente, giuro che vi cancello i commenti, vi denuncio alla polizia.
Perché? Cosa vuoi che faccia? Ti prego, Claude, parlami. Dimmi che mi vedi, che puoi sentirmi. Dimmelo, ti prego. Fa pena visto così. Io non ho perso la speranza, credo nei nostri ricordi. No, non può succedere, è troppo crudele. C'è anche un aspetto love story in Final Fantasy VII, tutto complicato per la faccenda Iris, Tifa e... Vabbè, evitiamo di impelagarci. Ascolta, Doc. Cid molto colloquiale. Ora devi dirci tutta la verità. Cos'è successo a Claude? Sta bene? Ve l'ho già detto, è un avvelenamento da Mako. Mai visto un caso così grave. Un'immensa quantità di Mako, di conoscenza Mako, è stata infusa nel suo cervello. È un miracolo che sia vivo. Un uomo normale sarebbe morto. Non mi meraviglia, dopo tutto è caduto nel flusso vitale finendo qua giù. Ma ricorda, la luce della speranza può risplendere ovunque. No, scusami, fino a poco fa stavi facendo tipo... non lo so, spesso il male di vivere ho incontrato, Giacomo Leopardi, e ora la speranza, io non capisco, cioè... gli opposti proprio, io non capisco, mi sa che c'è qualche... è bipolare sto tipo. Prima il dramma, la tragedia, il dramma ingoppa la tragedia napoletana e ora la luce e la speranza, va bene. Se vi arrendete, cosa ne sarà di lui, eh? Non capisco. Quando si dice schizofrenia, la speranza è tutto quello che ci resta. Stai bene? Sì, sto bene. Mi spiace farvi preoccupare, ma c'è qualcosa di cui vorrei parlare. Non mi importa di nient'altro, solo di Claude. Io resterò al suo fianco. Fai ciò che devi. Cioè, sa che sta arrivando Meteor sul pianeta e dice: senti, a me me ne frega più niente. Sephiroth e tutto quanto, io voglio stare qui con Claude. Che cosa tenera? Cioè, tipo, rinuncio alla possibilità di combattere, salvare un intero pianeta, oltre che alla mia di vita, pur di stare accanto a Claude. È una cosa... proprio mi si scaldano i sentimenti, che non vuol dire niente come frase, ma l'ho detta. Sì, è meglio così. Rimani qui, Tifa. Perché mi è uscita sta voce? È una frase di Cid, no, non c'entra. Sì, è meglio così. Rimani qui, Tifa. Ora va meglio. Mi dispiace tanto, specialmente ora. Non ti stare a preoccupare, torneremo a trovarvi. Resta pure qui, Tifa, prenditi cura di Claude. Grazie. Molto bene, l'ora di tornare a Lightwind, ha fatto questa cosa col braccio tipo... sì, alla Batmobile, alla Batcaverna, andiamo. Cosa facciamo adesso? Cosa possiamo fare? Hanno perso un altro elemento del gruppo, iniziano a calare di morale tutti quanti. Ma non c'è nulla che si può fare. E non ditemi di aspettare che Claude stia meglio. Oh, io ho delle novità. Sì? Cosa? Che sei una spia? Ehi, questo lo sapevate. Sia Guhahaha che Chiahahaha organizzano qualcosa. Cioè, è un simpatico modo per riferirsi a Heidegger e Scarlet. Sia Guhahaha che Chiahahaha.
Carina sta cosa. Volete saperne di più? Arriva Rufus che deve fare un po' il gaio, sempre con la cosa che si tira i capelli all'indietro. Allora, abbiamo due priorità. Uno, distruggere la meteora. Due, rimuovere la barriera alla North Cave e sconfiggere Sephiroth. Rufus fa un po' il pomposo gaio con sta cosa dei capelli, però, sintetico, dritto, i due punti fondamentali. Le priorità, distruggere la meteora, rimuovere la barriera, sconfiggere Sephiroth. Guadagna punti fiducia tutto a un tratto, Rufus. Beh, idee? Yahahaha. Il primo problema è già risolto. Mi sono perso qualcosa, scusami. La meteora verrà ridotta in pezzi. Il piano è già in esecuzione. Stiamo raccogliendo materia densa da ogni regione. Materia densa sarebbe huge materia. Se n'era già parlato al Gongaga Village quando abbiamo visitato quel reattore distrutto e sono arrivati Zeng e Scarlet in elicottero e parlavano di materia densa, solo che non ricordo se lì era in inglese huge materia e qui invece materia densa. Comunque la stessa cosa, huge materia, materia densa. Cosa? La materia densa è uno speciale tipo di materia ottenuta mediante un particolare processo all'interno dei reattori Mako. L'energia che se ne ricava è pari a 330 volte quella della materia normale. Ecco perché densa o huge. Yeah-ha-ha, cosa ne dici? Però sembra una bella donna Scarlet, è tutta spigolosa al poligono, però veste di rosso, bionda, secondo me è una gran donna. Peccato per la risata e peccato che ha osato schiaffeggiare Tifa. Una cosa imperdonabile. Raggrupperemo la materia densa e la lanceremo contro la meteora. Ciò causerà una tale esplosione da frantumarla. Un missile contro la meteora? Eh già, pensandoci un attimo, il party di Claude adesso è molto alle strette, molto che facciamo, non c'è più Claude, non c'è più Tifa, incredibile ma vero, la Shinra si preannuncia essere l'unica speranza per il pianeta. Guarda che cosa incredibile, la stessa Shinra che ha causato tutti i problemi, direttamente o indirettamente è tutta colpa della Shinra. Però questa compagnia elettrica ha i soldi, il potere, potere economico, potere tecnologico, potere bellico per cercare di fermare e la meteora e Sephiroth. Ritenete di avere la tecnologia per farlo? Pensate ad esempio a Sapphire Weapon. Bellissime quelle scene, piccolissima parentesi. Le ho riviste le scene, cioè con più calma, le scene di quel combattimento, i brividi, il Sister Ray Cannon, una cosa fantastica. Poi quando si vede la Weapon che emerge dal mare e c'è quella pioggia di colpi, brividi. Una cosa alla volta, ora pensiamo a raccogliere la materia densa da ogni area. Siamo già in possesso di quella di Nibelheim. Non ci resta che recuperare quella di Corel e Fort Condor. Ho già inviato delle truppe a Corel. Yahaha. Corel. Cosa vogliono ancora da Corel? La materia densa. Hai detto proprio materia densa? Ne ho già sentito parlare. Una materia piccola, vicina ad una più grande, produce una qualche reazione. Sono certo di questo. È per questo che usiamo la forza della materia durante i combattimenti. La Shinra non deve mettere le mani sulla materia densa. Inoltre, quando Claude tornerà, gli mostrerò la materia densa. Resterà senza fiato. Sì, vabbè, questa sembra un po' una cazzata, eh. Cioè, addurla come motivazione è roba infantile.
Ok, stavo per fare un esempio veramente stupido, quindi non lo faccio. Però è cretina come cosa. Ah, poi gliela mostro a Claude. Ti rendi conto di quello che stai dicendo, padre? Anche se non ne parli mai bene, nel tuo cuore speri che Claude ritorni con noi. Ah, in quel senso ti rendi conto di cosa stai dicendo? Non ho detto niente del genere, solo... Oh, ma vai al diavolo. Ogni gruppo deve avere un leader. E qui lo farò io. Sei stato scavalcato prima da Claude, poi da Tifa. Ora vuoi fare il leader? O almeno vorrei farlo, ma non ci sono proprio tagliato. E finora non me ne ero reso conto. Ma come, eri il leader di Avalanche? Questo è tutto. Zzz, Cid che dorme sempre nei momenti in cui si discute. Che? Ma cosa succede? Abbiamo deciso che tu sarai il leader. Cosa? Scherzi, vero? No, per combattere ci servi tu e Lightwind. Ci serve per salvare il pianeta. E chi pilota questa nave? Tu. Il capitano. Per questo sarai il nuovo leader. Nessun altro di noi può farlo. Questa nave salverà il pianeta? Ed è un lavoro da veri uomini, no? Ora si sta gasando, guardalo. Ehi, mi hai colpito al cuore. Sono un vero uomo. Io ce la farò. Ehi voi, seguitemi, si è proprio lasciato trasportare. Bene, ecco il tuo primo incarico. No, scusami, il leader è lui, tu gli vuoi dare il primo incarico? Non capisco. La Sara operativa ti sta aspettando. Ah, ok, era per dire, senti, vai a farti il party, ho capito. Tadan! Abbiamo mandato in pensione anche Tifa. È durato poco il suo regno, è stato un regno bellissimo, sontuoso, strapiacevole, ma anche Tifa non c'è più. Adesso tocca a Cid. Quando sei pronto partiamo per il reattore di Coral. Avanti capo, sbrighiamoci. Cid? So che stai morendo dal desiderio di parlarmi, ma lasciami in pace, questa nave mi fa... Yuffie, così mi rovini l'aeronave. Cid, stai facendo un ottimo lavoro, è la stessa cosa che hai detto a Tifa. C'hai il nastro registrato. E adesso chi prendiamo come terzo elemento? Bella domanda. Io per simpatia a Yuffie, direi. O potrei prendere Red che non l'ho mai mostrato. Cioè, mai no, ma non l'ho mostrato molto. Kaizit non lo tengo in considerazione. Facciamo Barret, dai. Aspetta, prima di decollare facciamo quattro chiacchiere. La materia densa è a Corel, Fort Condor e... Sono sicuro che fosse anche da un'altra parte. Dove diavolo era? Muoviti capo, vediamo di sbrigarci. Cid. Visitiamo Claude e Tifa di tanto in tanto? Il punto interrogativo ce l'ho aggiunto io, ma in realtà era un'affermazione. Cid, vorrei tanto avere la tua disinvoltura. Sembra che i miei sentimenti svaniscano nell'aria dopo il mio lungo sonno. Ah, e di qualche frase ad effetto gliel'hanno comunque data, Vincent. Quindi abbiamo detto Corel.
da quella parte. Questo è Fort Condor. Guardate qua. Non so se ve lo ricordate, ma non c'era questo coso. È dovuto alla fuoriuscita delle Weapon dal Northern Crate. Qua c'è Junon. Ho deciso che farò su e giù tutto il tempo con l'aeronave per far vomitare Yuffie. Aspetta, qua c'erano le montagne di Monte Nipple e qua c'è l'altra entrata di Corel. No, con triangolo è certo. Bene, vediamo un po', dove vogliamo andare? Corel, a Fort Condor? Col triangolo, anziché aprire il menu, fa rientrare... Ok, salviamo. Fa uno strano effetto muoversi con un poligono diverso dal solito. Fatemi controllare al volo se hanno... No, ok, le armi, cioè gli equipaggiamenti sono quelli vecchi. Perché con Barrett ho un'arma molto debole e datata. Il fatto è che io devo andare al reattore. I soldati Shinra andavano a Monte Corel. Hanno detto che cercavano materia densa per distruggere quella meteora. Credi davvero che ce la faranno? Scommetto che il reattore distruggerà tutto prima che ci colpisca la meteora. Visto che il reattore si trova dall'altro lato, in realtà venire qui è stata una cattiva idea. Io devo entrare, ecco. Da qua faccio prima. È un po' campagnolo Cid, guardate come corre. Io prima avevo detto c'ha la scoliosi. Ah, i nemici, vai. C'era quella musica idilliaca, credevo di essere al sicuro, invece niente. E ha fatto 10.000 gesti, ha fatto tipo il segno della croce con la mano. Che figo però, a fine combattimento si mette a fare una fumata con quel mozzicone di sigaretta. Buongiorno, datemi la Yuji materia, grazie. Anzi, materia densa. Ma voi siete... Io direi beta dovrebbe bastare. Sono due soldati semplici. L'animazione è un po' goffa comunque perché gli rimane il mozzicone in bocca anche quando fa col gesto. Cioè il gesto è quello di toglierla e fare una sbuffata, ma vabbè, insomma, avete capito. I limiti sempre della grafica. Ce l'abbiamo fatta! Punto esclamativo! Punto esclamativo!
Ma che puntini puntini altro punto esclamativo? Sì, sembra un po' stupidotta sta scena vista così, devo riconoscerlo. Per quanto io adori Final Fantasy VII, certe cose, proprio come ho detto poc'anzi, i limiti della grafica stanno portando via la materia densa con quel treno. No, questo non ci voleva. Che facciamo? Ehi, ma sapete chi sono io? Io sono Cid, C-I-D, non so se mi sono spiegato, ora vi faccio vedere, cioè proprio... Ha preso il decollo, capisco che è il capitano, l'uomo che voleva andare nello spazio, ma proprio è decollato verso il pianeta della superbia e della sicurezza di se stessi massima. Ai ai ai. Però ci vuole, dai, una bella botta di vita per il gruppo, così si ringalluzzisce. Sono impressionato, guidi anche i treni? Abbiamo capito, Vincent, la smetti con quella mano, mi sta facendo niente mal di testa. Veramente, no. Che cosa? Non preoccuparti, ce la posso fare. Due leve, una a destra e una a sinistra. Visto? Basta tirare le due leve alternativamente, su e giù. Giudicando la velocità del nemico ci restano soltanto 10 minuti. Dobbiamo volare, tenetevi forte. No, com'è? Vabbè, mi verrà la tendinite acuta. Cid la fa sembrare facile, a me invece sta avvenendo un aneurisma cerebrale. Perché devo andare su. E dai. Ah, perfetto, adesso si salta. Certo, ovviamente prima si conviene entrare dentro il corpo di Cid e poi saltare tutti assieme come un unico corpo, è normale. E questo che cazzo è? Non lo so, è tipo Magnemite dei Pokémon. Barret fa danni inesistenti con quell'arma antiquata. Ho 10 minuti, spero solo il tempo basti. Cura level up. Dovrei aver sbloccato Kuraga. Non ho molto tempo, ma... Mi sa che c'è un nemico in ogni vagone, Aumentano pure di numero. Qua non si scherza, non posso rischiare di fallire. È comunque ancora utile Barret, fa un po' meno danni solo per via dell'equipaggiamento, ma spacca i culi quando vuole il signor ex capo degli Avalanche. Quanti vagoni ci sono ancora? Nemico singolo ma molto più minaccioso. Proviamo Aqualung. E ti faccio anche Meteo con Quadra Magic. Questo è debole alle magie, mi sa. È come Titan in Final Fantasy VIII e anche in Final Fantasy X. Bestione con alti parametri fisici, attacco e difesa, ma bassi quelli magici. Però è ancora vivo.
presto presto. Ancora. Però dovremmo essere vicini alla fine. Questo non è un mostro normale. L'aspetto di un mini boss. Non evoco perché ci vorrebbe troppo tempo. Io guardo, io prendo i popcorn e guardo. Complimenti, però è ancora vivo sto coso. 5000. Dai che ci siamo. Ma chi diavolo siete voi? Tra l'altro stiamo per precipitare. C'è questo treno dove sta correndo. Non capisco proprio la stradina più strettissima nei percorsi montani impervi. Fine dei giochi. Consegnaci la materia. No. Wow. Qua. Ma mi sa che ti becchi la Via Lattea addosso perché non ho tempo da perdere. Ah, niente Via Lattea. Ci ho pensato Cheat, l'ha inforcato con la lancia. Sì, la sigaretta ci pensi dopo, siete dei ragazzi in gamba. Non vi dimenticherò. Non abbiamo tempo. Tira il freno, capo. Addirittura capo. Ehi, fatemi riflettere. State zitti e tenetevi forte. Se non faremo questo coso, se non fermo questo coso, ci schianteremo. Scusate, su Corel. Vediamo un po'. Si tirano alternativamente le leve, si accelera. Cioè, se tirando. Tirando contemporaneamente su o giù, dovrebbe fermarsi. Ma non funziona. Forse al contrario. Asguda al contrario un momento solo. Non va. Oh. Ehi. Non va. No, l'ho fatto accelerare. Merda. Non so bene come, ma ce l'ho fatta. Ottieni la materia densa. Tutti quanti tipo stavano già pregando. Tipo, prima la materia nel cielo, ora il treno che per poco si schianta addosso a noi. E che cazzo? Siete dei coraggiosi, impressionante. Ehi, voi siete davvero grandi. E tra noi c'è anche Barrett. Quello che avete tanto disprezzato. Siete voi che avete fermato il treno della Shinra? La Shinra stava per distruggere di nuovo le nostre vite. Sarà anche pieno di rottami, ma è l'unica cosa che abbiamo, Barrett. Certamente, noi siamo nati e cresciuti nelle miniere di carbone. Non importa quanto sia dura. Non ci tiriamo mai indietro. Affanculo la meteora, siamo minatori, giusto? Scaveremo un profondo tunnel e ci nasconderemo. Sai che non è un piano molto stupido. È lui. Ehi ragazzo, dai qualcosa a questi amici che combattono contro la Shinra. E mi pare che ci dà qualcosa di bello. L'ho tirata fuori dal pozzo, non è meravigliosa?
ti dà la materia ultima. Sarà stata una terribile battaglia. Avete ferite su tutto il corpo. Ho già parlato con il locandiere. Oggi potrete riposare gratis. Forse è per questo che in quella prima visita a Corel mi ricordavo di questa stanza. No, posto così, grazie. La materia ultima, a parte che è fortissima come meteo, ecco, anche lei, vedete, stesso discorso di Full Cure, cioè Cura X. L'abilità è in grigio per ora, deve salire di un livello per sbloccare la magia, cosa che farò più avanti fuori camera. E adesso abbiamo un'altra destinazione, un'altra huge materia, un'altra materia densa da prendere a Fort Condor. È passato tantissimo tempo dalla mia prima e unica visita. Ah sì, per par condicio ho sostituito Barrett, adesso giocherà Yuffie. Sei giunto appena in tempo, la Shinra ha cambiato strategia. Ora intende distruggere il reattore per estrarre la materia che sta al suo interno. Se perdiamo ora, tutta la materia accumulata non servirà a nulla. Yuffie ovviamente, materia, Yuffie, materia. Però la materia nera, la materia scura gli ha fatto schifo, ricordiamolo. Proteggeremo quest'area. Dannazione, bisogna proteggere anche questa zona. E qui sarà un pochettino non lo so a dire il vero, perché dovrò fare quel minigame tipo strategico di cui comunque non ricordo una ceppa di niente. C'è sempre il pennutone gigante con l'uovo alla coque. Parlare con questo ogni volta è un casino, perché sennò scatta la scena, quindi ecco, meglio venire qua. La situazione è cambiata, il nemico è pronto ad attaccare, se perdiamo adesso è finita. Le nostre vite sono nelle vostre mani, contiamo su di voi. E siamo pronti. In realtà no, ma va bene, è la battaglia decisiva, il numero dei nemici è più alto del solito. Set units. Ecco, la gente mi chiede di fare giochi strategici ogni tanto, perché ho fatto quelle serie su Imperium. Beh, beccatevi gli strategici. Fighter, attacker, forte contro, debole contro. Non starò qui a leggervi tutte le cosettine. Può riparare le torrette. Allora, questo coso così. Poi mettiamo una catapulta qua indietro. Un'altra qua di fuoco magari. Sto utilizzando soldi miei, se vedete lì c'è Jill, il mio ammontare, e Price, prezzo. Però posso permettermelo, quindi sti cazzi, metto unità a go-go. Non voglio neanche leggere che cosa fanno. Mettiamo anche qualche arciere. Mi pare che c'erano. Shooter. Ah, shooter. Repairer. Worker. Stoner. Tristoner. Mettiamo qualche arciere.
tipo qualche altra catapulta. Non so bene qual è il raggio d'azione di sti cosi. Però vabbè, andiamo così per ora. Start combat. Posso comunque aggiungere altre unità man mano che si combatte. Che cazzo è successo? Qua già accadono robe, io non capisco. Le catapulte? Ah, ste cose sparano anche quando non c'è il nemico, cioè lo fanno H24. Io fortunatamente ho soldi da spendere, quindi vai. Come si aumenta la velocità? Nemico incontrato, vai, pestalo. Poverino, è da solo, aiutatelo quest'uomo. Metto un'altra catapulta stavolta, anzi questo qui. Così. Aia, però me lo stanno attaccando. Ma voi tre le frecce ce l'avete per finta? Siete degli arcieri falsi? È un pochettino difficile per me seguire il corso degli eventi perché... No, aspetta, non rimanere qui, devi proteggere sto coso qua. Dicevo, è un po' difficile per me perché non l'ho mai fatto, no, forse. Però l'ho fatto pochissime volte sto mio gioco, non ricordo bene. Beh, voi rimanete qua e buonanotte. Voi non state facendo nulla, andate qui e poi aiutate a combattere. Ah, allora gli arcieri fanno qualcosa. Vai, attaccalo. Muorilo, spadalo, freccialo, fucilalo, qualunque arma c'hai, non l'ho neanche capita, però usa quell'arma. Questo si sta facendo sparare addosso come un cretino. Vai. Hai tutto il mio sostegno morale mentre questi ti guardano morire. Capito? Regà, combattete! Qua mi chiedono informazioni per ogni cosa. Ragazzi, dovete essere un po' autosufficienti nella vita. Non ce la faccio più. Ah, sconfitti tutti i nemici. L'assalto è respinto. Vi dirò, è carino come minigioco. Molto molto grezzo e ridotto, per 10.000 motivi. È un minigioco all'interno di un gioco e parliamo del 1997. Quindi niente, vi farò un bel taglio perché è durata un pochettino. Però non mi sono annoiato molto, devo dire. Anche perché non potevo aumentare la velocità di combattimento. Un'opzione che nel gioco c'è, ma il mio controller... mi sa che è L2 o R2, il mio controller non ci va d'accordo su questo gioco. Comunque sì, ce l'abbiamo fatta. Grazie mille, dubito che la Shinra ci attacchi di nuovo.
Ma che cazzo è successo? Non me la ricordavo sta cosa. Ma quella strana luce sembrava tipo... Non mi dire che è Fenice. C'è Fenice in questo Final Fantasy? Il Condor, l'uovo. Cosa? Vorresti uscire per capire cos'era? Sì, e magari muoio. Cioè c'è appena stata una... Una vampata di luce termonucleare e io devo uscire. Pulcino gigante. Fenice, ok, c'era anche in questo Final Fantasy, non lo ricordavo. Sembra un cocobo enorme più che una fenice. Secondo me conveniva farci una frittata questo coso prima di vederlo schiudere. Oh, ricordati di dirlo a mio padre. Ok. Scusi, buon uomo, ho visto una sorta di fenice uscire da un uovo e sbatacchiare giù dal reattore il condor gigante. Che poi la fenice risorge dalle sue ceneri, non nasce dalle uova, credo. Grazie infinite, ve lo dico sinceramente. Purtroppo non ho nulla da darvi in cambio, ma vi assicuro che potete restare qui tutto il tempo che volete. Fate come a casa vostra. Sì, sì, c'è una cosa che ancora non vi ho detto. Ti consegna la materia densa. Ah? Che cos'è? Come che cos'è? Ma sei scemo? Voglio quella materia. Ecco la Yuffie che conosco. Ma è... In verità questa è la materia che stava nel reattore. Cosa diamine ci siamo battuti? Noi non difendevamo il reattore, noi proteggevamo il Condor. Quando costruirono quel reattore, ci costrinsero ad aiutarli. Per questo sapevamo cosa contenesse. Sentivo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, perciò alla prima occasione rubai la materia. Non intendevo ingannarvi, ho solo fatto del mio meglio. Mi dispiace molto, davvero. Lascia perdere le scuse, e poi siamo ancora vivi. Beh, se è così che la pensate, vi siamo grati. Così l'ultima materia densa che vuole la Shinra è nel reattore subacqueo a Junon. Questa è un'informazione che si è tirato fuori dal nulla, dal cappello magico Cid. Però sì, io me lo ricordavo, l'ultima materia densa è lì. Dobbiamo andare là e fermarli e rubare la materia densa, così posso averla tutta per me. Già, ma la Shinra sarà già in stato d'allarme, gli stiamo alle costole. Meglio fare una pausa e andare a vedere come sta il ragazzo, cioè Claude. Claude, vero? Già, sono preoccupato per Tifa, si sta stancando troppo prendendosi cura di quel ragazzo. Andiamo a trovarli? Si va a Middle. E noi andremo lì nel prossimo video. Ciao ciao!